preoccupa il destino dei dipendenti della provincia di Salerno, di tutte le province, insomma, che il giorno scorso si era parlato delle polizie provinciali che teoricamente dovrebbero essere distribuite fra i vari comuni della provincia, ma il problema, insomma, riguarda il 50%, ma anche gli altri, insomma, dipendenti. E diciamo, la problematica delle province non è solo la polizia provinciale, sicuramente è una parte organizzativa fondamentale della provincia, ma preoccupare proprio l'assetto generale delle province in generale e di quello che il governo quotidianamente sta emanando a livello nazionale, e preoccupa non poco quello che è il futuro delle province, ma più delle province, i servizi che sono sotto gli occhi in questi periodi di vacanziere di tutti, dei cittadini, del personale dipendente, dei nostri politici che vivono il territorio. Basta vedere l'assetto viario in quale condizione sta, per dire i servizi si sono arrestati, e quindi a preoccupare oltre il futuro del posto di lavoro sono i servizi che la provincia non riesce più a tenere. Per il sindacato poi la possibile soluzione c'è o non c'è? Il sindacato si è posto sempre in un'ottica di responsabile approccio rispetto alle problematiche, e nel pieno diritto della Costituzione ha sempre posto un impulso a quelle che sono le riorganizzazioni dell'ente a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. A livello nazionale ormai la legge del DL78, che ha recepito la riforma del pubblico impiego, è stata obbligata, quindi ha reso vano tutte quelle che sono le sollecitazioni che la base voleva portare in modo propositivo. A livello regionale noi siamo fiduciosi affinché il nostro nuovo presidente De Luca, nostro conterraneo, metta mano, come ha avuto il coraggio di poterlo fare con la sua autorevolezza, fatto con i precari della sanità, anche alla questione delle province. La realtà è una soltanto, che attualmente al presidente Canfora, che abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di confronto permanente sulla Del Rio, avevamo chiesto di monitorare tutti i comuni per le assunzioni, per le polizie provinciali, manco a farla dire, noi ci troviamo quotidianamente, che noi presidiamo il territorio, a bloccare queste mobilità di altri enti, quando poi questi posti sono riservati ai dipendenti della provincia. L'ultima, l'altro giorno, come i Vietri, una mobilità di un poliziotto municipale, di un posto di dotazione organica, che per legge deve essere dato e messo a disposizione della polizia provinciale durante il termine diciamo di assesto di governance definitivo agli poliziotti provinciali. Non può essere che un sindaco non possa non conoscere il dettato legislativo e fare, diciamo, organizzarsi in modo così autonomo e non tenere conto di queste grosse problematiche. Un'altra problematica che noi siamo diciamo fortemente preoccupati: ad oggi la provincia di Salerno non ha pronto un documento che è fondamentale per la sorveglianza dell'ente, che è il bilancio. Nel bilancio, così come noi abbiamo letto il taglio lineare del 50% delle spese del personale, dei servizi, quindi anche dei dipendenti, vorremmo leggere quali attività di programmazione ha messo in campo per tagliare gli altri costi, come la politica, delle partecipate e tutti gli altri elementi che rispetto a un assetto generale di sofferenza politicamente e responsabilmente devono mettere in campo.